Un saluto agli amici di Mille e Una Avventura. In questo video torneremo su due argomenti che abbiamo trattato qualche tempo fa in altri video, in particolare il gioco J-Robots, che vi ricordo è un gioco del genere programming game scritto in Java, di cui si sono giocati dei tornei per una decina di anni online. E invece oggi, sulla scorta di J-Robots, vedremo in questo video Gun Tactics, questo nome così complicato che rappresenta un'evoluzione di J-Robots con un'ambientazione tridimensionale. Come potete vedere in questa animazione, sono comparse quattro squadre di una trentina di robots ciascuna che hanno cominciato a spararsi una addosso all'altra. I proiettili sono queste schegge luminose che si vedono viaggiare da una parte all'altra dell'arena e i robot sono di vari colori, si notano quelli rossi che ora stanno a quanto pare avendo la peggio. Ecco, che cos'è Gun Tactics? Che cos'era J-Robots? Sono, come dicevo, un gioco di programmazione. In pratica i giocatori non pilotano questa serie di 32, addirittura in questo caso 64 robot che costituiscono una squadra, ma scrivono i programmi che permettono ai singoli robot di essere animati e quindi di reagire alle influenze dell'ambiente che li circonda. Per esempio, un robot, oltre ad avere questo fucile che spara sia proiettili, questi proiettili luminosi gialli che vedete, ma anche granate che quando vengono sparate sono di colore arancione e fanno queste esplosioni che ogni tanto si vedono, ecco, oltre ad avere questo oggetto, il robot ha anche un radar che gli consente di conoscere la posizione degli amici che ha intorno e dei nemici che appunto lo circondano. Nel gioco si poteva anche visualizzare questa diciamo visualizzazione in due dimensioni che quando il numero di robot era davvero notevole, perché questo è un gioco del 2005, consentiva comunque di eseguire le animazioni. Mentre la grafica, se il numero di robot era eccessivo, doveva renderizzare un numero di triangoli esagerato e all'epoca, nel 2005, anzi 2004, faticavano davvero parecchio le schede, grafiche. E adesso invece non c'è alcun problema, forse si nota solo qualche rallentamento quando ci sono quattro squadre da 64 robot, ciascuna e sono 256 robot contemporaneamente che oltre a sollecitare la parte grafica delle schede grafiche appunto sollecitano anche la CPU perché ogni robot come dicevo esegue un proprio programma perciò ci sono 256 thread come si dice in gergo informatico che vengono eseguiti contemporaneamente facendo decidere ai robot secondo la sequenza di codici che il programmatore ha appunto ideato facendo eseguire la serie di operazioni che consente poi alla squadra di vincere oppure di perdere, di essere efficace in questo combattimento senza quartiere oppure no. Ecco, dicevo che due sono gli argomenti che tratto in questo, brevemente in questo video, sia i giochi di programmazione come J-Robots, sia il motore Apocalypse 3D, anche qui un nome assurdo che comunque consente sui motori di ricerca di non essere eclissati da altre parole simili, ecco anche Apocalypse 3D, che è il motore grafico che avevo sviluppato nei primi anni 2000 e che poi è stato sfruttato proprio per realizzare questo gioco così particolare. E di conseguenza qui si vede in azione il motore con tutti i suoi effetti di ombre, di lens flare, questo sole che appunto proietta questi artefatti sulla telecamera e poi si possono vedere i modelli animati,
gli effetti particellari e quindi tutta una serie di caratteristiche di base che sono presenti in tutti i motori tridimensionali. C'è ovviamente anche lo skybox, queste nuvole in lontananza, e poi gli scenari come questa arena e poi gli altri che vedremo più avanti. Sono scenari realizzati con alberi BSP, la stessa tecnica utilizzata all'epoca per i livelli di Quake 3. Questo gioco all'epoca ha avuto un minimo di seguito, c'erano degli appassionati, sto parlando del 2003 quando ho iniziato la programmazione, poi il 2004 e 2005, che sono gli anni dove si sono tenuti alcuni tornei che si possono ancora vedere online. Ecco, ha avuto alcuni appassionati che l'hanno seguito e si sono messi a programmare i propri robot. I tornei avvenivano in questo scenario dove non c'è una semplice arena, ma ci sono anche questi quattro edifici che ostacolano un po' i combattimenti per cercare di avere un minimo di intelligenza artificiale. E come vedete ci sono anche dei power-up sparsi per il livello che consentono di avere un minimo di varietà di gioco. Non mi soffermo su come si programmano questi robots, neppure su quali sensori hanno a disposizione. È abbastanza simile a quello che abbiamo già visto per J-Robots in qualche video precedente, perciò si può rivedere quel video eventualmente per capire un po' meglio che cosa succede. Ecco, qui si può vedere invece un livello molto più complicato, una specie di labirinto, e qui davvero se si fossero eseguiti dei tornei in questa situazione, beh, qui i programmatori dovevano davvero mettersi a programmare del codice molto complesso, perché bisogna far muovere questi robot in un ambiente con vari angoli, con muri, andare a individuare dove sono i nemici, raggiungerli e ingaggiarli. C'era la possibilità anche di far ascoltare dei suoni a questi robot, quindi se cominciano a sentire degli spari in lontananza, possono dirigersi verso queste posizioni, anche se magari gli spari stanno avvenendo dietro un muro, perché appunto i sensori sonori ce li hanno, e così sensori visivi tipo radar e altre cose di questo genere. Ora, i tornei sono andati avanti per un paio d'anni, con alcuni partecipanti, non molti, e poi questo ambiente di programmazione è stato preso da alcune università, in particolare università brasiliane, perché si vede che erano interessati a questo tipo di giochi, appunto, per realizzare qualche lavoro di intelligenza artificiale. Ma arriviamo alla parte più divertente. Infatti, ci sono varie modalità di gioco in questo Gun Tactics. Come dice il nome, si ha a che fare con dei fucili e, appunto, granate che vengono sparate, esplose per sconfiggere una squadra nemica, ma c'è anche la modalità un po' più ricreativa, la modalità soccer, cioè la modalità calcio, dove si possono scontrare fino a quattro squadre e ci sono queste porte che si intravedono in questo video dove bisogna far arrivare la palla, che è quel puntino bianco che adesso uno di questi robot sta spingendo. Che cosa succede quando la palla supera lo specchio della porta, una granata si innesca e uno dei robot avversari viene disabilitato, cade a terra senza più alcuna possibilità di rialzarsi. E perciò è una modalità divertente dove purtroppo è difficile realizzare una intelligenza artificiale che non sia semplicemente quella di puntare un avversario, magari fare un minimo di calcoli per sparare il proiettile dove l'avversario si troverà di lì a poco, ma insomma, quando si spara, se non c'è un labirinto molto complicato da superare, l'intelligenza nelle azioni da effettuare non è poi che sia così tanta. Invece, organizzare una squadretta di 4-8
di questi robot e fargli spingere una palla all'interno di queste porte piuttosto piccole, richiede davvero del codice, importante da, pensare, progettare. Qui potete notare, i nostri robot che, si mettono, ecco qui è la solita visuale dall'alto in due dimensioni, ecco che rincorrono questa palla e cercano, andandole contro e eventualmente dirigendo anche l'impulso che possono imprimere una volta che incontrano la palla, cercano di spingerla all'interno della porta. Ecco qui ci siamo quasi riusciti, ma gli avversari la respingono. Adesso i robot rossi cercheranno di riportare la palla verso il centro e poi di spingerla, come in questo caso, nello specchio della porta. E se avete notato, uno dei robot è caduto a terra stecchito. Ecco la stessa cosa qui, più o meno. Ecco che portano la palla verso la porta. Ecco, qui c'è una squadra che ha realizzato un vero e proprio portiere. In pratica, uno dei robot della squadra si ferma davanti alla porta e aspetta che gli arrivi la palla a tiro. Si riporta sempre al centro e a volte riesce a respingere la palla, come più o meno in questo caso, altre volte, ecco di nuovo che riesce a respingerla e a mandarla molto lontano, altre volte invece, come si dovrebbe vedere tra poco, ecco, si avvicinano gli avversari ed ecco che viene battuto il portiere e l'avversario può segnare il gol. Dato che viene disabilitato il robot più vicino alla porta, il portiere è sempre quello che, se appunto è previsto, è sempre quello che ha la peggio. Va bene, direi che un'idea di che cos'è stato Gun Tactics ve l'ho dato e vediamo se piace questo video, magari ne riparleremo ancora, entrando più nello specifico del codice e di come si può programmare qualcosa del genere. Per adesso vediamo solo quest'ultimo gol, ecco che il portiere è di nuovo stato battuto e ora ecco il gol segnato. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e rimandarvi a uno dei prossimi video dove tratteremo di nuovo di giochi tridimensionali e magari di intelligenza artificiale. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima!